first mic get jam hurt. Most deaf. Ladies and gentlemen, start time. Most brothers like to call it a gift. Hey, yo. Shine bright where I'm far from my close to. I told you. This is how we go through. Ci siamo, un nuovo appuntamento con Basquettando al centro commerciale dell'Isola Ipercop. Insieme a noi Tommaso Ripamonti, direttore sportivo della Pole Posse Findomo. Ciao Tommy. Ciao, buonasera a tutti. Insieme a lui Guido Scali, tra l'altro testimone, giochi in casa perché sei testimone anche del centro commerciale. Buonasera a tutti. Come serio, è grande, debutta su questi schermi dopo l'intervista al termine della partita con San Miniato. Pippo Mazzani, ciao Pippo. Ciao, buonasera a tutti. Dunque, lo scopo del gioco nella pallacanestro è, c'è un canestro e buttare la palla dentro il canestro. Spiegavo ieri mio figlio e mia figlia, no? Perché domenica è mancato un po' quello. In difesa molto bene, perché alla fine abbiamo concedere 80-62 punti, però in attacco non abbiamo mai fatto canestro. Poi Piombino è stata brava perché ha fatto delle scelte, ci ha imposto poi il proprio gioco e ci ha messo tanto in difficoltà. Poi se non fai canestro, tiri 4 su 24 a 3 punti, è difficile. Lorenzo D'Alessandro nell'ultima puntata di Basquettando ha detto: noi quest'anno abbiamo un po' cambiato filosofia, no? Si privilegia il sistema, si privilegia il portare tutti nelle migliori condizioni per potersi esprimere e magari lasci un po' meno estemporaneità. In una partita in cui non fai mai canestro, lo chiedo a tutti e tre, paradossalmente se invece hai un solista che ne mette 30 è più facile, no? Cioè, questo è un po' il rovescio della medaglia in quando hai un tipo di sistema, perché all'interno di una partita quando hai un sistema e non fai mai canestro poi cambiare è difficile. È come filosofia. Sì, è un discorso un po'... non sono tanto d'accordo io. Beh, bravo, meno male. Piombino è stata brava, noi abbiamo il nostro sistema, come ha detto Lollo, è veramente cambiato rispetto all'anno scorso. E si predilige più il gioco a metà campo rispetto alla transizione. L'anno scorso eravamo un po' più, molto più, avevamo più la libertà di inventare. Quest'anno siamo più schematici, giochiamo più a metà campo. E Piombino è stata brava a imporre il proprio gioco e ci ha limitato molto e ha fatto delle scelte battezzando alcuni giocatori. E poi, come ripeto, se non fai canestro è veramente difficile. Sto sport bisogna fare canestro e ce ne faremo la prossima. Pippo e poi Tommy. Beh, sicuramente giochiamo un basket a metà campo, però come ha detto Guido non abbiamo mai fatto canestro nella partita contro Piombino e poi non c'è stato nessuno che comunque, come dire, ha sempre segnato, quindi siamo andati su diverse opzioni e provare a cavalcare, cioè, come dire, quella... Diverse soluzioni, diciamo. Esatto, diverse soluzioni. Però nessuna ci ha dato tanto, nel senso, perché poi comunque loro ci hanno battezzato molto, noi abbiamo sbagliato molti tiri aperti, perché comunque abbiamo sempre tirato aperti e comunque sempre buoni tiri, però non abbiamo mai segnato, perché comunque dietro abbiamo preso 62 punti, che comunque sono i nostri 60 punti in media, ma ne abbiamo fatti 54 senza mai segnare e tirando comunque 4 su 24 da 3 punti. Tommy, il discorso della filosofia. Ma posto che stiamo entrando in un ambiente un po' troppo tecnico per le mie competenze, credo che comunque la scelta di giocare il sistema rappresenti un punto di forza per le grandi squadre che se lo possono permettere avendo tanti talenti da mettere in campo, perché avere un grande talento è sempre bellissimo e comodo per tutti, però quando quel talento non è in giornata il resto della squadra cosa fa? Invece un sistema dovrebbe in teoria essere più solido e raramente collassare tutto insieme, per l'appunto. Capita, succede anche quello, succede che anche una grande squadra fatta di tanti talenti non trovi il canestro per tutta una partita, fa parte del nostro sport. Raramente si vedono squadre che non perdono mai, in buona sostanza. Quanto può essere anche importante, lo diciamo spesso, no? Io guardo il calendario, poi magari ne si perdono altre 5 di partite da qui alla fine dell'anno, però guardando il calendario probabilmente la trasferta di Piombino insieme a quella di Palermo erano i due scogli più difficili da complicare. Questo per dire che se si fosse superata anche la trasferta di Piombino con il referto rosa,
magari si poteva fare addirittura una striscia clamorosa di 20 partite consecutive vinte, e questo arrivando così ai playoff non so quanto sia un bene. Io lo dico spesso, riprendo una dichiarazione di un ex allenatore come Ghizzinari, che il giorno della presentazione 4 anni fa disse: spero di incontrare tante difficoltà nel corso dell'anno prima dei playoff, perché sono le difficoltà che formano i gruppi, che ti fanno andare oltre i tuoi limiti, che ti fanno capire dove devi migliorare, dove devi crescere. No, è assolutamente vero. Noi dopo la sconfitta di Valsesia ci siamo compattati e abbiamo fatto la striscia di vittorie 10 vittorie consecutive fino a domenica. Serve, perché alla fine giocare a Piombino è sempre difficile, sono quei campi molto caldi toscani dove il pubblico fa la differenza, sono piccole realtà però veramente appassionati, quindi è veramente difficile andare a giocare a Piombino, Palermo, Empoli, secondo me saranno dei campi molto caldi e sono quelle partite che devi giocare con la massima attenzione, e che saranno partite che poi nella post season saranno fondamentali, devi abituarti a quel tipo di calore, a quel tipo di mani addosso che poi troverai più là. E boh, secondo me doveva essere una prova del 9 dovevamo fare per giocare contro una grande squadra, non ce l'abbiamo fatta, cercheremo di farci trovare pronti più avanti nelle sfide un po' più, diciamo, di cartello, perché secondo me Piombino è una delle squadre che, se non si merita i punti in classifica, secondo me è una squadra che dopo di noi è la squadra più forte del nostro girone, e ha sbagliato alcune partite l'anno scorso, quelle partite che quest'anno ha perso le riusciva a vincere, e quest'anno è andata così, secondo me nel girone di ritorno farà vedere il proprio valore e secondo me tornerà su. Pippo? Beh, sì, sicuramente è stata una partita dura, però che ci insegnerà tanto, perché poi comunque sarà una partita che poi nel futuro, comunque quando conterà di più, quindi nei playoff, cioè le partite saranno tutte così, quindi col pubblico caldo, comunque le difese saranno dure, ci metteranno le mani addosso, quindi sicuramente è una roba che ci servirà a crescere. E poi cioè, ci può stare perdere, non si può nel dubbio sempre vincere, ma deve essere una sconfitta che ci porta, come dire, degli insegnamenti. Anche perché, poi lo dico anche a Tommy, l'impressione che spesso, come giusto che sia, quando giocano contro la Paffone le squadre poi, se vincono, fanno la partita della vita, festeggiano come se avessero vinto la Champions League o l'Eurolega, cosa che è assolutamente giusta, giustificata e legittima. Questo vi dà un po' fastidio, sì o no, Guido? E poi un'altra cosa, secondo me poi magari erroneamente si dice: ma questo è il girone A, un girone scarso. Secondo me hai detto Piombino, sono d'accordo con te, è una buona squadra e ai playoff può mettere in grande difficoltà le squadre del girone B, proprio per il suo tipo di pallacanestro, per come è allenata, per l'aggressività, per la fisicità che ci mette. Palermo è una sorpresa relativa, San Miniato è una buona squadra, Firenze è una buona squadra, quindi questo girone A così scarso, insomma, nei giudizi è abbastanza rivedibile. No, non sai, possiamo fare un primo bilancio del girone A, che abbiamo finito il girone d'andata e adesso le squadre le conosciamo, ci sono delle... Dopo di noi ci sono delle realtà che non hanno fatto benissimo nel girone d'andata, che adesso si rifaranno, ma secondo me è un girone, non ti dico abbastanza equilibrato, però non, oltre Palermo non ci sono sorprese, secondo me. Cioè, secondo me sorprese forse negative è Piombino, che secondo me adesso un girone di ritorno si rifarà. Però così, niente da aggiungere. Sulla Champions League, sull'esultanza, sulla... No, deve essere, per noi deve essere un vanto soprattutto che le altre squadre facciano la partita della vita contro di noi, perché cioè, ovvio giochi contro la capolista, contro la squadra che ha un obiettivo che le altre non hanno e tutti cercano di dare il 100%, e questo deve essere un motivo di vanto e orgoglio sia per noi giocatori che anche per la società e niente. Vorrei sentirci Andreazza e Corsi Albemini. Tommy, tra un po' anche con voi faranno così, perché 8 nelle ultime 9 vinte, se non vado errato. Beh, riallacciandomi alla citazione che hai fatto di Ghizzinardi, sono pienamente d'accordo e noi ne siamo stati anche questa stagione una dimostrazione, nel senso che anche noi siamo caduti all'inizio del campionato e da lì abbiamo capito forse cosa dovevamo raddrizzare e come fare a rialzarci. Queste cose, come dice appunto Marcello, fanno molto nell'annata di una squadra ed è meglio sviscerarla il prima possibile e cercare di capire il prima possibile come che anticorpi sviluppare a queste cose.
Noi sì, siamo in un momento adesso splendido, stiamo in fiducia totale, stiamo giocando un basket a tratti secondo me stellare per questa categoria, ci sono delle giocate che veramente fanno venire i peli sulle braccia dritti come gli spilli e non possiamo fare altro che continuare a giocare così divertendoci e sperando tanto di divertire anche fuori, come credo che sia peraltro, e restando in fiducia, nel senso che dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che una striscia del genere non è casuale. Due, tre partite, quattro, magari ti può andare un po' bene, aiutato dal calendario. Quello che stiamo facendo noi adesso non è questa cosa qui, noi stiamo facendo un'altra cosa, ovvero stiamo finalmente arrivando a sviluppare il nostro pieno potenziale, secondo me, quello in cui noi dirigenti e tantissimi supporter, diciamo, della nostra squadra abbiamo sempre creduto fosse lì e abbiamo visto peraltro anche nelle altre annate, anche l'anno scorso, magari non con una costanza sufficiente, ma sempre non abbiamo mai dubitato che non ci fosse. Adesso dobbiamo tenerlo vivo e chiederci se ci bastano degli exploit o vogliamo far vedere che siamo in grado di mantenere questo livello e arrivare a dei risultati davvero importanti. Parla giustamente di difficoltà, un esempio, cioè Piacenza che l'anno 2 anni fa è stata promossa, è passata da grandi difficoltà nella stagione regolare, alla fine era arrivata seconda ma a un certo punto era quarta, addirittura quinta, con 10-11 sconfitte. Lo scorso anno l'Urania era partita malissima, ha avuto enormi difficoltà e alla fine, verso la fine della stagione, ha trovato il ritmo giusto ed è arrivata seconda. Quindi insomma, tante squadre che poi sono state promosse hanno avuto nel corso della stagione regolare grandi difficoltà, altre invece hanno dominato, Orzi Nuovi l'anno scorso, 100 e altre, e poi hanno vinto in maniera limpida. Tanto saluto al Visma, è passato Visma, quindi salutiamo il nostro amico Visma. Le parole di Andreazza e di Corsa Albemini. Beh, che c'è da dire, coach? Una partita bellissima fra due squadre fortissime. Doveva vincere una sola, questa volta è toccata a Piombino. No, allora parto dall'analisi facendo i complimenti a Piombino perché ha fatto una partita che conoscevamo e sapevamo che sarebbe stata una partita di questo livello. Faccio i complimenti al pubblico, sia quelli di Piombino, ma sono di parte, quindi mi dispiace non essere riusciti a regalare ai nostri tifosi che si sono fatti tutti questi chilometri una vittoria, però è stato un bel ambiente, un bel palazzetto che ci avvicina sempre di più alle partite che poi arriveranno in post season. Per quanto riguarda la partita, due squadre che hanno giocato la loro pallacanestro, noi siamo rimasti in linea per quello che volevamo concedere a Piombino, che sono 62 punti, abbiamo fatto 54 punti sia perché Piombino ci ha sporcato alcune situazioni, abbiamo tirato malissimo, soprattutto da 3 punti abbiamo fatto 4 su 24, abbiamo tirato più di Piombino tirando 67 volte dal campo, però siamo stati poco aggressivi e anche questi numeri che i tiri liberi dicono 18 tiri liberi loro e 13 noi. Noi normalmente ne tiriamo molti di più perché siamo più aggressivi. Questa è stata un pochettino la chiave della partita, perché sennò le due squadre hanno fatto delle scelte marcate difensive e credo che difensivamente si siano viste due squadre molto preparate. Noi sapevamo che c'erano delle cose che potevamo cavalcare, quindi più che la percentuale da 3 punti che è stata deficitaria, ma quella è frutto non della fortuna o della sfortuna quando sono positive o sono negative, ma dal flusso di gioco che riesce a creare. Lì siamo stati deficitari perché non abbiamo avuto la pazienza a volte di ribaltare il lato e quando l'abbiamo fatto abbiamo trovato buoni tiri, ma soprattutto quello che sapevamo che potevamo cavalcare erano molte situazioni di palleggio arresto e tiro sulla difesa profonda di Persico, sul pick and roll. Quelle sono state situazioni che abbiamo cavalcato, oggi non siamo stati bravi a farla, però abbiamo fatto una partita di dettagli fino alla fine contro una squadra importante, una partita che ci avrebbe fatto riflettere a prescindere dal referto rosso al referto giallo, perché volevamo avere dei feedback da questa gara e ce li portiamo dentro. Sappiamo che dobbiamo crescere, sappiamo che ogni partita va affrontata
con la giusta determinazione, ma soprattutto va affrontata con la giusta attenzione ai dettagli, perché adesso le partite vengono decise soprattutto da questo, quindi parlo di due difese consecutive piuttosto che due attacchi in cui dovevamo essere più perfetti nell'andare dove volevamo, quindi sono dettagli che poi alla fine sono importanti, no? La cosa che mi dà più fastidio è quel break preso all'inizio del terzo quarto, che poi ha un pochettino dato fiducia a Piombino, no? Sapevamo che dovevamo avere un approccio più aggressivo, non dovevamo permettere quei canestri facili o quei due giochi da tre punti ai loro esterni col fallo e canestro. Dovevamo essere bravi a fare più bilancia difensiva. L'abbiamo sbagliata soprattutto in quei momenti, perché è stato l'unico strappo fondamentalmente della partita, e abbiamo sbagliato due tiri aperti sulle nostre uscite e siamo rimasti un secondo di troppo a riflettere sull'errore, abbiamo preso un parziale dall'altro lato. Sono cose che dobbiamo immediatamente mettere a posto, perché poi le partite, come si vede alla fine, ci arrivi all'ultimo minuto con la palla per rientrare in un possesso, quindi dobbiamo essere bravi sempre ad avere la lucidità nel fare le cose. Ci portiamo in dote di nuovo avere un'impronta difensiva marcata, e essere riusciti a farlo qui è una dote che ci vogliamo continuare a costruire. Dobbiamo avere, ti ripeto, più equilibrio e più flusso nelle situazioni offensive, perché per esempio ricordo a memoria alla fine del secondo quarto, quando siamo stati bravi soprattutto a ribaltare il lato della palla e non accontentarci del primo vantaggio che prendevamo, e i nostri due lunghi hanno fatto due giochi da tre punti, fallo e canestro. Quindi questi sono gli aspetti che poi diventano determinanti nell'arco di una stagione. Dunque, mi sono piaciute anche le parole del coach, che ha detto, tra l'altro, nel comunicato, torneremo martedì più carichi, ha ringraziato anche i tifosi che sono venuti a Piombino a vedere la partita. Insomma, nessuna isteria, grande tranquillità, perché qualcuno in giro oggi mi ha chiesto: ma come mai, ragazzi, dopo 10 partite, se non fai canestro perdi? Lo sport è quello, come ripeto, se c'è, ci sta, è una sconfitta che ci sta. Intendevo quello del coach, tranquillo comunque. Ah sì sì, dichiarazioni abbastanza tranquille, l'ambiente è tranquillo anche dopo la sconfitta, il ritorno è stato abbastanza tranquillo. Ovviamente c'è il rammarico soprattutto per non aver dato la vittoria ai nostri tifosi, ci hanno seguito nonostante i chilometri, e dispiace, come ha detto il coach, da oggi in palestra ci faremo trovare pronti e carichi per affrontare la settimana e le partite successive che verranno. Ti faccio una domanda cattiva? Vi faccio. Sei sempre il solito, quindi. A tutte e due. L'ulteriore, forse ultimo e definitivo salto di qualità della Paffoni può essere nel trovare il perfetto equilibrio tra Grande e Chiera. Mi spiego meglio: quando non c'è stato Grande, Chiera ha fatto grandi partite e viceversa, cioè nel senso, la definitiva esplosione, la definitiva consacrazione, l'assoluta, no? Perché insomma, ripeto, si era da 10 vittorie consecutive, però per raggiungere il livello massimo forse deve ancora essere trovato il definitivo equilibrio tra loro due. Non so, chiedo, Io non sono d'accordo. Mi spiace deluderti, ma non sono d'accordo. Secondo me adesso l'equilibrio lo stiamo trovando. Ovviamente è una squadra. Hai detto lo stiamo trovando, infatti sì. Ti ho detto. Se l'avessi trovato ieri avresti vinto di 30. Allora siamo d'accordo. Certo, non siamo d'accordo. Ovvio, le difficoltà ci sono sempre nell'arco di un anno. Secondo me siamo una squadra di ottimi giocatori, tutti forti. Quindi in una giornata c'è chi può far 20 come un altro può far 20. Quindi secondo me ci sono diverse personalità, diversi giocatori. È ovvio che uno una partita è il ritmo e fa 20, in un'altra partita è il ritmo e fa 20. Non sono le assenze, mancava Grande, Grande ha fatto bene. Sono entrambi degli ottimi giocatori e senso, quando sono in gas fanno canestro, e quando le cose non vanno bene ogni tanto si abbattono, però non, è una cosa normale. Quando entrambi faranno 20, non saremo a parlare qua, ma staremo ridendo e scherzando. Quindi stai tranquillo, Dani, veramente. Io sono tranquillissimo, ma non hai capito lo spirito da domani. Dicevo di equilibrio tecnico, non è che. Secondo me c'è l'equilibrio tecnico. Pippo?
Sì, sono d'accordo con Guido che anche per me c'è l'equilibrio tecnico, per me hanno giocato molte partite insieme, anche molto bene. E poi certo, quando comunque Ale non c'era, perché era infortunato, Adri ha giocato spesso minuti da playmaker, quindi comunque aveva molto più la palla in mano, aveva molto più tiri e poteva molto più costruire. Però cioè, comunque per me giocano molto bene insieme e per me hanno la quadra. Cioè, ma che anche secondo me, però ha fatto il definitivo salto di qualità, mi stanno mettendo in croce, Tommy. Riallacciandoci a quello che dicevamo all'inizio, è una squadra di sistema e ti rispondono anche come un sistema, fanno testuggine e si mettono insieme. Anche secondo me, se devo essere sincero, non è un gran problema di singoli o di relazione tra singoli, ma veramente non credo che da una giornata come l'ultima si possa trarre o cercare di trarre qualche problema sistemico proprio appunto dell'intero comparto. Sono tutti dei giocatori, come ha detto Guido, stratosferici, tutta la squadra è veramente forte e ogni giornata uno può brillare, qualsiasi di questi ragazzi può brillare più degli altri. Non per casualità, non per oggi mi sento meglio di te o che, ma semplicemente è il gioco che determina certe situazioni, secondo me. Un passaggio in più a quel giocatore perché è stato libero una volta di più, perché il suo difensore magari era più meno accorto, diciamo, che può rendere qualsiasi di questi ragazzi, diciamo, il leader della giornata. Avete messo in croce, andate avanti voi a parlare adesso. Se poi la faccio io, Fammi la domanda. La domanda a te. Dai, no. Non permetterei mai. Vabbè, ci mancherebbe, sarei contento. Da te rispondo. Ascoltami, due parole su Di Emidio. Perché anche, insomma, la prestazione negativa della squadra a me è piaciuto, l'ho vista a sprazzi perché ero in televisione in diretta, però insomma, questo è un ragazzo che veramente all'inizio qualcuno diceva ma storceva il naso, invece sarà utilissimo, è veramente un giocatore chiave di questa squadra. Vabbè, noi due siamo di parte perché stiamo sempre con Edo, però sì, Edo all'inizio doveva ambientarsi e è normale, secondo me, nel periodo di ambientamento. Adesso ha dimostrato che non è qua per caso, ma è un ottimo cambio di ale e ogni volta che è chiamato a entrare in campo è sempre pronto, quindi ci darà veramente una grandissima mano come sta facendo. Sì, sicuramente ha avuto, come penso che sia giusto, un momento di ambientamento e poi ha subito dimostrato il suo grandissimo valore, soprattutto quando esce dalla panchina, come cambio di ale o comunque come quando entra per Adri, così, che comunque ti cambia la partita per inerzia, per difesa, come letture di gioco, ed è veramente fondamentale per la nostra squadra. Può giocare con tre piccoli questa squadra? Ti piace il sistema con tre piccoli? Vuoi prima te, Pippo, così almeno dopo non dici. Ma penso che sì, si possa giocare con tre piccoli, ma si debba vedere la partita, cioè contro chi giochi. Ci si può giocare con tre piccoli come si può giocare con tre lunghi, cioè dipende dalla partita, dipende, come dire, anche chi è in gas in quella partita lì. Però cioè, per me questa squadra qua può giocare veramente con qualsiasi quintetto, perché comunque c'è un talento enorme e cioè, veramente, si può veramente giocare con qualsiasi quintetto. Beh, lui ti risponde di sì perché sarebbe... No, ha perfettamente ragione. Se giochi contro una squadra devi vedere l'assetto di quella squadra e secondo me la nostra squadra può veramente far girare tutti e 10 gli elementi a seconda di cosa ha bisogno. Cioè, può cambiare assetto, ha dimostrato il coach di cambiare assetto continuamente e di non vedere falle o altro, sempre allo stesso livello, sempre alla stessa intensità. Voi ne avete un assetto particolare senza lungo, sto lungo doveva arrivare come regalo di Natale, adesso siamo nel 2020, rimanete così o può arrivare? Sì, noi abbiamo un assetto particolare, siamo una squadra di piccoli, come dici tu. Il lungo non è arrivato e difficilmente arriverà, perché soprattutto nella nostra categoria i lunghi sono un lusso oramai, nel senso che non ce n'è. In un territorio piccolo come il nostro, di cui noi andiamo ad essere proprio la cima del monte letteralmente, è difficile farli arrivare. Ma non siete baricentrici? No, più giù mi hanno detto il baricentro, almeno fino alla località Siberia.
No, scherzi a parte, è veramente difficile, perché se ci sono i ragazzi fisicamente di quel tipo, atleticamente fisicamente di quel tipo di giocatore, hanno già una corte da diverse categorie, anche quella superiore alla nostra, è importante in sostanza. Riuscire ad attrarli in una categoria come la nostra, in una realtà territoriale come la nostra, insomma, non è facile per nulla. A metà campionato è difficile. Certo, noi abbiamo da proporre, secondo me, un progetto veramente interessante, e stiamo dimostrando di avere una squadra che è più che competitiva. Ripeto, il nostro gioco in questo momento credo che farebbe gol a chiunque, soprattutto se fossi un lungo, mi ci vedrei fin troppo facilmente integrato a ricevere i passaggi dei nostri giocatori. Però di fatto la realtà è questa. Quindi continuiamo con i nostri ragazzi, di cui abbiamo totale fiducia, vediamo fin dove riusciamo ad arrivare con queste forze e poi riprogrammiamo, eventualmente ricalibriamo quest'estate. Mi viene da dire, perché Scali ogni fotografo, no, lui fotografa ogni persona da sesso femminile dai 16 ai 35 anni che passa, fa la radiografia, cioè, come no? Non è assolutamente vero. È verissimo, Guido. È verissimo, no, ne è passata una, ah, lui da giù l'ha iniziato. Guarda, giustamente te lo sta dicendo, non è passato nessuno, guarda. Guarda. Bugiardo. Serie D, ci vediamo il punto dedicato alla Serie D. Parte con la vittoria nel derby il 2020 della Vego Chiali incontro Gravellona, che supera la Nobili Don Bosco Borgomanero 67-60. L'inizio è per i padroni di casa, che si prendono subito un buon vantaggio, ma gli equilibri si spostano prima della pausa lunga, quando Borgomanero va negli spogliatoi distante un solo possesso, 35-32. Il match nel secondo tempo si fa intenso e molto combattuto, con un equilibrio costante che non intende sfiodarsi. Nel finale sono i ragazzi di Cocerbetta a mettere la testa avanti, ma Gravellona risponde con la classe e l'esperienza di Claudio Sacco, che realizza 6 degli ultimi 9 punti dei suoi, riuscendo a chiudere i conti sul 67-60. Inizia nel migliore dei modi anche il 2020 della Poli Opposti Findomo Cestistica Domodossola, che batte in trasferta Montalto d'Ora 60-65. Un primo tempo semplicemente eccezionale vede gli ossolani dominare su entrambe le metà campo e raggiungere anche il più 20. La missione si complica nella terza frazione, quando arriva la furibonda rimonta casalinga, ma nel finale i domesi tengono i nervi saldi e le porte chiuse in difesa, portando così a casa il referto rosa per 60-65. Nel prossimo turno inizierà il girone di ritorno con Crocetta Torino, Gravellona, Borgomanero, Vittoria Novara e Domodossola Aosta. Quando il nostro Super Pippo lo vedremo in campo per qualche minuto in più, cioè, quindi nell'ultima con San Miniato sei entrato. Insomma, Piombino, potevi metterla tu qualche tripla? No, sicuramente. Cioè, mi ho fatto questa domanda perché mi ha detto: oh, non mi hai ancora fatto domande cattive. Allora. No, beh, sicuramente. Cioè, giocare in questa squadra qua è molto difficile, perché comunque è una squadra di livello, con 11 giocatori siamo e tutti di livello. Io sicuramente mi alleno duramente tutti i giorni e poi spero che di avere la possibilità di giocare. Cosa puoi dare? Alla squadra, cosa puoi dare? Cioè, sicuramente intensità, difesa, non è che... No, Pippo, vicino al microfono. Nei minuti che ho giocato ho sempre provato a dare intensità, difesa e comunque provare a stare, cioè stare nel gioco, comunque prendere i tiri che devo prendere aperti e basta. Perfetto, prima abbiamo visto il servizio sulla Serie D, iniziano a venire fuori i valori, no? Voi dopo l'inizio difficile state andando benissimo, la Vega ha fatto un colpo importante a Aosta, si è ripetuta in casa contro la Nobili, insomma iniziano a delinearsi e a venire fuori i veri valori. Sì, alla fine del girone d'andata è fisiologico che sia così. Come dicevo, noi abbiamo raggiunto, secondo me, probabilmente quasi il nostro potenziale massimo e lo stiamo facendo vedere, insomma la classifica parla chiara, siamo terzi dopo la vittoria contro Montalto da soli.
e credo che oggettivamente sia un terzo posto meritato. Non ho visto grandi furti durante il campionato di cui mi sento compartecipe responsabile per nulla, quindi me lo godo. È assolutamente meritato. Siamo nel 2020, allora chiedo a tutte e tre di squadra e anche personalmente cosa chiedete a questo nuovo anno, no? Che cestisticamente sia per la Paffoni che per la Pole Post Findomo può e deve essere un anno importante, ma anche individualmente. Pippo, Guido, poi Tom. Sicuramente di squadra e individualmente che sia un anno di vittorie e individualmente di provare piano piano ad assaggiare il campo e riuscire a guadagnare dei minuti. Guido? Mi hai fatto la stessa domanda l'anno scorso e io quest'anno non ti rispondo invece. Tanto te già sa le cose e loro lo sanno già le cose, quindi non devo rispondere. Questa volta non rispondo. Vediamo come va. Ti avvali della facoltà di non rispondere? Di non rispondere. Sì, anche io basta, perché ogni anno a Gesù Bambino la mia lettera è sempre uguale. Dal 96 la Champions della Juve e dal 2015-2016 la promozione della Paffoni e prima anche c'era, quindi insomma... Sto Gesù Bambino, insomma, bene, un po' di bene lo faccio, quindi per una volta che Babbo Natale mi porti i bei regali. Se devo scegliere, questo potresti farmi questa domanda, se dovessi scegliere. So già la tua risposta. Qual è la mia la risposta? Paffoni. Beh, ci mancherebbe altro, sceglierei tutta la vita la Serie A2. Tommy? Beh, se tu volessi cambiare un po' il terreno potresti chiedere qualcosa per noi, visto che è una sciarpa granata, secondo me non per caso. No, quello che chiedo io... C'ho anche la canotta personalizzata e la tessera 2018-2019 e 2019-2020. Fai a Pippo questa domanda tra Paffoni e Juventus. Noi, tutto quello che posso chiedere alla dirigente è di continuare così, di continuare a divertirsi così i ragazzi e tutto il resto viene di conseguenza, di non pensare alle classifiche né nulla e, come diceva il nostro coach negli auguri proprio di fine anno, di vivere la giornata, ma viverla così, divertendoci, viverla... solo con questa ambizione di uscire dal campo soddisfatti e di sapere di aver dato tutto in allenamento e in partita a prescindere dal risultato e di avere il sorriso sulla faccia come stiamo vedendo in questo periodo, che per noi è una gioia veramente veramente grande. Poi il dramma sportivo ulteriore è perdere gara 5 in casa supplementare, cioè non è che si perde, vabbè, esce in quarti di finale 3-0, pazzi, no, e quindi con ferite. Cosa scegli, Pippo? La Serie A2 o la Champions League? Beh, sono possibili tutte e due, quindi ti dico tutte e due, non scelgo. Ecco. Tutte e due sono possibili, quindi spero che tutte e due accadano. Te la sei cavata. Ultima cosa che vi chiedo, no, che ti chiedo, sei contento, te l'avevo fatta già due settimane fa, però andiamo un po' più nello specifico. Sei contento della scelta che hai fatto? Ti trovi bene qua con il re Guido e compagnia bella? Sì, mi trovo molto bene sia con i compagni, con l'allenatore, con lo staff che con proprio la città, che è molto accogliente, con i tifosi. Sì, penso di aver fatto la scelta giusta, anche se un anno comunque di sofferenza, perché comunque non ho mai giocato, però comunque c'è tutti i giorni imparo, perché comunque mi viene tutti i giorni con persone di altissimo livello. Ok, il futuro prossimo significa... Per la Pole Post domenica contro Aosta, prima in casino, quindi big match. E per voi Lucca, chiudiamo con questo, no? Con i prossimi impegni, una partita sulla carta non impossibile. Lucca è la grande delusione del campionato, perché sta facendo malissimo, però insomma ha giocatori importanti come Genovese, come Vico, come l'ex Kusev, insomma. Sì, ma noi oggi, come detto, torniamo in palestra, cioè più affamati di prima e ci guardiamo noi, perché se noi siamo al 100%, se noi giochiamo una buona pallacanestro, cioè vinciamo, nessuno ci può fermare, quindi noi veramente guardiamo a noi stessi. Guido e poi Tommy. Sì, ci aspetta una partita, un'ottima partita, perché secondo me è una buona squadra Lucca. Anche se ha perso Petrucci, però rimane sempre un'ottima squadra. E niente, come ha detto Pippo, oggi torniamo in palestra più carichi di prima e cercheremo di riscattarci. L'ultima volta che abbiamo perso contro Valsesia
è stato il luck che ci ha fatto vincere 10 partite consecutive. Speriamo anche questa volta, guardandoci negli occhi e compantandoci, faremo altrettanto. Perché se fai altrettanto significa che vinci la Coppa Italia. Se dico fai 10 di fila, vinci la Coppa Italia. Perché no? Ah beh, io la voglio vincere. Tommy, come si ferma Aosta? Si ferma con una grande battaglia, nel senso che è una squadra, rimanendo sempre ovviamente in ambito sportivo, con cui devi dare tutto e guerreggiare fino all'ultimo minuto, come peraltro era Montalto questa domenica, e così abbiamo fatto, andando parecchio in sofferenza nel secondo tempo, ma restando lì e appunto sudando e soffrendo fino all'ultimo minuto e vincendo di poco malgrado un grande vantaggio. Con Aosta non sarà differente, è una squadra fisica, è una squadra lunga, è una squadra forte, con tanta qualità sia nelle guardie ma soprattutto nei lunghi, dove noi, come dicevamo prima, soffriamo un po' di più. Ma lo stesso posso dire di nuovo di Montalto di questa settimana, dei lunghi veramente importanti, e siamo riusciti a far fronte a questa imparità di centimetri con il sacrificio, con la voglia fino all'ultimo di mettere l'ultima goccia di sudore a compensare quei centimetri. Aosta sarà uguale se non peggio. Un'altra cosa che ci servirà tantissimo sarà il pubblico, avere un fortino che ruggisce con noi e ci dà la spinta per andare a canestro. Si vince così. Un po' Scali, perché Scali è un po' il portafortuna, quindi domenica cosa c'hai da fare? Dovevi fare quella cena con Santopolo, compagnia bella, hai impegni domenica? No. Special guest, è finita la partita, vai a cena col direttore Santopolo e ti organizza un paio di cose giuste. Vabbè, l'ultima volta sono andato a vedere il derby contro Gravellone. Però questa è contro la prima, quindi tu e Pippo dove vai domenica? Sono occupato. Dove sei occupato? Mamma mia. Occupato. Vabbè, io ringrazio Guido. Grazie a tutti. Grazie Super Pippo. Grazie mille a tutti. Grazie a Tommy. Grazie a voi. Punto delle giovanili, ci vediamo martedì prossimo. Prosegue l'ottimo momento del gruppo Under 18 promozione di coach Marco Lodetti, che allunga la sua striscia di vittorie consecutive a 6. Giovedì è arrivata la vittoria in promozione con Monferrato Basket per 73-66, mentre ieri sera nel campionato Under 18 Gold i Fulgorini hanno battuto largamente Galliate, terza forza del campionato. Torna la vittoria anche l'Under 15 Gold, alla quale serve un supplementare per avere la meglio su Grugliasco, al termine di una partita non bella, ma sicuramente emozionante. Questa sera tornerà in campo l'Under 14 Elite di coach Rabolini, che affronterà College Borgomanero, mentre l'Under 13 Elite di Barbara Giordano continua a mostrare segnali di crescita, nonostante la sconfitta sul campo di Casale Monferrato. Larga vittoria sul campo di Daverio per l'Under 13 Wisp di Nicola Barbuto, che si impone per 35-78. Infine chiudono la prima fase da imbattuti gli esordienti, che vincono sul campo di Oleggio per 35-68. Superlativa prova della giovane Serie C Silver di coach di Cervo, che arriverà sfruttando qualche defezione dei padroni di casa, passa 66-51 controllando dall'inizio alla fine il match. Ivrea resta in scia, ma nella ripresa i Laquali chiudono i conti andando a trovare altri due punti preziosi importanti per aprire al meglio il 2020 in vista poi del big match in programma venerdì alla Viking Garden contro la corazzata Cossato. Per quanto riguarda i punti, 11 di Realini, 13 di Romerio, 15 di Benassaraui. Nell'Under 16 Gold il 2020 comincia con una vittoria che dà fiducia, nonostante i pochi allenamenti nelle gambe e una prova discontinua. Arona vince a Borgosesia 67-52. Nulla da fare invece per l'Under 13 Elite di coach Bussoli, che dopo le fantastiche esperienze dei tornei di Vado Ligure e Ostia viene sconfitta in casa dal College Basketball. Un buon primo tempo non è sufficiente ai biancoverdi, che crollano nella ripresa. Tante palle perse, tanti errori da vicino, il 2020 dell'Under 13 regionale di coach Bertoli non inizia al meglio. A Trecate Arona cede 69-40. Il 2020 dell'Under 16 femminile si apre con un convincente successo maturato contro Cuneo. Positivo l'apporto di tutte le ragazze chiamate in causa, mentre ora il gruppo si prepara alla delicata sfida con Reba. Ricomincia con una vittoria l'anno dell'Under 14 femminile. Arona ha battuto 63-41 Asti. Shine bright where I'm far from, my close to. I told you.
This is how we go through.